euroregione.news. Friuli Doc, svelata la nuova immagine. La 29esima edizione di Friuli Doc sarà accompagnata e firmata da un logo rinnovato presentato nei giorni scorsi nella sala giunta del Comune di Udine dal vice sindaco e assessore al turismo ai grandi eventi Alessandro Venanzi, insieme ai creativi dell'agenzia di Essa Glen, che hanno interpretato i messaggi che il logo vuole trasmettere al pubblico, in vista anche delle numerose novità che caratterizzeranno la 30esima edizione. Con la nuova grafica del logo si intende centrare valori identitari della cultura friulana, ecco perché si parte da l'impronta di un dito, ovvero quell'elemento univoco che identifica maggiormente ogni persona. Un'impronta che fa da sfondo all'acronimo DOC, denominazione di origine controllata, che timbra e certifica questa identità nei suoi spiccati tratti qualitativi. Un'impronta che include tutti i territori del Friuli Venezia Giulia e tutti li vuole rappresentare descrivendo Udine al centro di un territorio regionale che continua a dimostrare capacità di eccellere. Anche i colori scelti per il nuovo logo non sono casuali e spiegano la necessaria attenzione per l'ambiente e la sostenibilità. Il verde chiaro insieme agli alberi e al sentiero ci raccontano di un territorio da scoprire con lentezza e semplicità, rispettandone la bellezza e valorizzando l'ecosistema. Un invito quindi ad avventurarsi lungo un sentiero ricco di atmosfere, colori e sapori unici. Ma se siamo ripartiti da un'impronta che vuol dire identità, no? Identità della nostra gente, identità della nostra cultura, del nostro territorio, una necessaria ripartenza anche per capire come Udine si colloca in uno scenario regionale evidentemente mutato negli anni e dove Udine vuole esercitare un ruolo economico e un ruolo chiaramente di riferimento del settore agroalimentare della nostra regione. Quindi siamo ripartiti da qui anche con l'attenzione a nuovi temi come quello della sostenibilità, infatti non a caso l'impronta della regione e gli alberi sono verdi.